Benvenuti a tutti su Meteo Groane e benvenuti anche per le previsioni del tempo, il bollettino meteo dei prossimi 3 giorni. Andiamo subito a vedere le temperature registrate, le minime e le massime del 9 di settembre. Vedete Cesate 17 gradi e Ceriano Laghetto 14 e 2. Le massime 28,5 Cesate, 27 e 9 Ceriano Laghetto. Temperature che domani e dopodomani sono destinate leggermente a diminuire per il vortice che adesso vedremo, dovrebbe ritornare anche marginalmente sui nostri settori e portare qualche debole pioggia. Ma poi ci sarà una rimonta dell'alta pressione e temperature che domenica addirittura potrebbe arrivare la massima anche a 30 gradi, quindi un ritorno proprio dell'estate durante proprio il giorno. Le immagini del satellite, come sempre vedete, sono abbastanza eloquenti. Alta pressione su mezza Europa, possiamo dire, ma il nucleo di bassa pressione che si è isolato come una goccia fredda sul Mediterraneo, ecco, sta interessando la Sardegna e la Corsica e tenta di risalire verso nord, coinvolgendo le regioni più a ovest della parte nord dello stivale. Quindi anche noi potremmo esserci dentro perché facciamo parte di quelle zone. Molto di più sicuramente la Liguria e il Piemonte. Vediamo intanto allora che cosa ci propone il modello di Reading, perché è questo quello che noi a cui noi facciamo riferimento. Ecco, vedete la goccia fredda presente sulle Baleari, goccia fredda che trasla verso est-nord-est, interessando la Sardegna, la Corsica, ma allargandosi e interessando anche le regioni nord-occidentali nella giornata di venerdì. Poi nella giornata di sabato il nucleo sembra scivolare verso la Sicilia per poi disperdersi verso Creta nel Mediterraneo, mentre su tutta l'Europa rimonta l'anticiclone, purtroppo anche di tipo subtropicale, cioè africano, per qualche giorno, almeno fino a lunedì o martedì, quando poi dovrebbe entrare in azione da ovest, anche come confermano altri modelli, tipo GFS, UKMO, che sono altri modelli, da ovest dovrebbe entrare, appunto, come dicevo, in azione una depressione, ma avremo tempo di parlare di questo, di approfondire il discorso. Ancora è un pochino presto. Vediamo quello che la carta del 9 di settembre ci fa vedere alle ore 21:30-22 come temperatura. Vedete che la Spagna è abbastanza infuocata, anche il Portogallo, la Spagna meridionale. Lo stesso anche la Sardegna, la Sicilia, Roma e anche un po' la pianura padana che si è riscaldata. E la stessa cosa anche la zona di Parigi e del sud e del sud-ovest della Francia. Il resto d'Europa è un po' più fresco, ma anche se si è riscaldato anche nella zona di Berlino, di Bruxelles. E le precipitazioni, vedete, sono quelle che sono vicino alla Sardegna, dovute alla goccia fredda isolata sul Mediterraneo. Allora andiamo a vedere la carta al suolo prevista per domani 10 di settembre. Vedete un campo di alta pressione che domina sull'Europa e al suolo non è presente la bassa pressione che si vede in quota dal modello di Reading. Però ecco, questa porterà delle piogge verso anche le nostre regioni. Le altre perturbazioni, quelle grandi perturbazioni che vedevamo anche dal satellite, si spostano a latitudini ben più alte, non coinvolgendoci nemmeno marginalmente. A questo punto andiamo a vedere che cosa si prevede per i prossimi 3 giorni. Intanto, per il giorno 10 settembre, giovedì, ecco la nuvolosità che va aumentando, soprattutto nel pomeriggio, poi alla sera notte, proprio per l'avvicinamento del nucleo freddo che si è isolato sulle Baleari. Più 17 la minima, più 28 gradi la massima. Ecco, venerdì, la giornata, se vogliamo dire, tra virgolette, un po' meno migliore, con delle piogge sparse e deboli al mattino, mentre al pomeriggio abbiamo una nuvolosità che va a diminuire e a sera un cielo che è poco nuvoloso, più 19 la minima, più 26 la massima. Sabato 12, cielo buono e temperature che aumentano, più 18 la minima e soprattutto la massima, più 29. Bene, vi ringrazio per l'ascolto di questo bollettino, vi auguro un sereno giovedì 10 settembre e ci vediamo al prossimo bollettino di domani. Buona giornata a tutti.